Ciao a tutti, io e Piccettino siamo qui per parlarvi del nuovo Dylan. Il Dylan che, ancora prima di uscire, sotto alcuni versi, aveva già creato dell'hype e dei dissapori. Perché? Perché alcuni, leggendo le poche righe di presentazione, hanno detto: no, io la roba con i terroristi non la voglio, Dylan non deve, quindi non lo compro. Posso dirvi una cosa? È stato hype buttato via. Perché questo Dylan Dog, il terrore, è molto molto diverso da quello che francamente forse ci eravamo messi in testa tutti. Ma 3, 2, 1, via, parliamone. Parliamo della copertina di Gigi Cavenago, copertina seria e alquanto emblematica. Abbiamo la guerra, abbiamo l'orrore, questo attentato e abbiamo un Dylan spettatore. Questa copertina vi sembrerà di averla già vista. E dico sì. Su Dylan una copertina simile c'è già stata. Io non riesco ad andare di là perché ho un casino che la metà basta, dovrete un figlio, capirete cosa vuol dire, quindi non riesco ad andare un attimo in libreria a prendere l'altra. Non mi ricordo che numero è, comunque un numero pre-2013 se non sbaglio, in cui la copertina è molto simile, anche se Dylan è più preoccupato e abbiamo lo Zeppelin che si schianta sul Big Ben. Cosa posso dire? Lo Zeppelin che si schianta sul Big Ben fa meno effetto di un aereo, perché lo Zeppelin comunque ha un'idea di distopico, un'idea quasi di impossibile. Non vediamo gli Zeppelin che volano in cielo, vediamo gli aerei, quindi la differenza è grossa. Per chi come me ha visto l'11 settembre dal vivo in TV, e la settimana dopo, esattamente la settimana dopo, partiva militare con un'atmosfera tutt'altro che bella, questa immagine è più forte di quello che vorrebbe essere, o che dovrebbe essere forse. Non è solo una copertina, ma è un fatto, anche se il Big Ben è diverso. Cosa posso dirvi? Andiamo avanti a parlare di questa copertina. Cavenago fa un bellissimo lavoro, nonostante poi vabbè, il viola e il titolo danno un'aria molto più seria, un'aria greve a questa storia, quindi la copertina risalta parecchio. Però è un po' traditrice e dopo capirete perché. Quindi Gigi Cavenago è promosso anche a sto giro pur citando barra copiando una copertina precedente, qui probabilmente è o voluta, ma è strano che non venga detto all'interno della redazionale, o forse una svista dei curatori che non si sono accorti di aver preso una copertina già vista, abbastanza recente di Dylan e l'abbiano rifatta fare fondamentalmente. Quindi vabbè, poco male, peccato veniale, però se è voluto magari potevate anche dirlo, perché sennò uno pensa, ah, guarda Dylan che ricicla le idee. Vabbè, finisce un po' lì. Redazionale serio di Recchioni che ci presenta un po' i fatti di cronaca. Ci fa le solite citazioni da Roosevelt, a De Andrea, a Chaplin, eccetera, 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 e ci presenta gli autori coinvolti in questo album. Autore 1, disegni di Giampiero Casertano, che debutta col botto su questo album. E direi che non c'è bisogno di presentazione, cioè Giampiero Casertano è Casertano. Questo è il suo Dylan. Venitemi anche a dire che questo Dylan non è meraviglioso, cioè per me Casertano, dopo Montanari e Gersani, rappresenta Dylan Dog, anche allo stato attuale, che molti parlino di Brindisi come il nuovo Dylan iconico, per me è Casertano, punto. Senza contare che Casertano è una persona splendida, io ci ho parlato qualche volta, un paio di volte a Mantova, una volta a Mantova, a Milano, l'ho anche intervistato, c'è cioè una persona fantastica, uno showman. Se lo trovate in giro vi assicuro, vi dimenticate che Disney Dylan neanche ve lo fate fare un Dylan. Se ci parlate insieme andate avanti a parlarci per ore e ore e ore. Cioè è fantastico. E si merita il successo che ha. Abbiamo anche, e qua ve lo devo far vedere, un protagonista d'eccezione che è il nostro amico Maggiolino, che qui farà molte cose. A livello grafico, l'impianto grafico di questo album è fantastico. È anche bella la sensazione di movimento, di continua corsa, di frenesia che c'è all'interno di questo album. Ecco, la parola è frenesia, corsa, velocità. Forse i punti di forza sono proprio questi, perché io altri faccio un po' fatica a trovarli. Passo indietro. Ai testi abbiamo Gabriella Conto. Gabriella Conto è una new entry. Tenete conto che io non sono andato ad informarmi su chi sia. Io di solito quando leggo Dylan e prima di fare queste recensioni non vado a cercare informazioni su nessuno né a leggere cose particolari, non voglio, mi faccio i fatti miei. Quando poi pubblico la recensione vado un po' a cercare, quindi se ho detto gli strafalcioni me lo segnalate sotto perché tanto so che lo fate e ogni tanto li dico, non nascondo niente.
E quindi non ho più paura di chi sia questa donzella. So che il suo primo approccio con Dylan è riuscito a metà, tendente verso il basso. Innanzitutto, ci hanno fregato alla grande, sia con la presentazione, sia con questa copertina di Cavenago, guardatela bene, sia con l'intro, mi aspettavo, e forse ci aspettavamo tutti, un albo serio, pesante, a livello di Doctor Terror, di Goblin, che per rimanere su due albi che ho sentito citati online, non ho capito bene perché, ma effettivamente parlano di realtà, vivisezione e nazismo, di un certo peso, ecco. Qui invece ci fregano, perché l'albo tratta il tutto in maniera molto easy, quasi come se autoprendesse in giro. Ora, io sono un amante di questa presa in giro, a me piace lo scherzare, anche lo humor nero più spinto, infatti sono un fan di Spinoza.it, dell'Ercio, del fan del Corriere del Corsaro e so on. Se avete quello spirito inside di sano humor nero e a volte anche fuori luogo, completamente fuori luogo, allora forse questo album prende qualche sfaccettatura in più. Nel caso contrario, probabilmente tenderete a schifarlo. Perché dico così? Perché in realtà questo album parte da un soggetto che è di un esile, ma di un esile, ma di un esile che la metà basta. Bastavano 32 pagine per farlo. Si è voluto arricchirlo con scene continue, con azioni che si mischiano, una cosa che si incollano una con l'altra, con personaggi stereotipo, uno su tutti, il militare ottuso, che è rappresentato ottuso, ma lontano parente di quello che abbiamo imparato a conoscere anche solo sui vampiri, per chi se lo ricorda di Dylan. E così si continuerà anche con primari, servono come non servono, viene rispolverato Block che per carità sì, c'è, ma poteva anche non esserci. Carpenter che dice due battute declassato a mera figura e spauracchio sì e poi no per Dylan, che se non fosse Dylan a citare una cosa neanche lo ascolteremmo. E poi abbiamo Dylan che, vi ricordate le critiche pre-recchioniane, quindi l'era precedente di Goldoni, in cui Dylan era un po' un vecchio trombone moralista, eccessivamente buono, che è un boy scout mancato? Si era un po' appianata nel corso degli ultimi anni questo suo aspetto, qui in un certo senso si torna un po' indietro, Dylan torna un po' a essere il mono buonissimo, forse anche un po' ottuso. Tanto ottuso che quello che succede a pagina 39 e 40 è il punto focale dell'albo. Cioè, lì decidete se chiuderlo e appoggiarlo da qualche parte o se continuare a leggerlo. Perché la scelta di come viene invischiato Dylan qui dentro è alquanto discutibile. Allora, potremmo vederla in un certo senso come un omaggio a un capolavoro sclaviano come Dopo Mezzanotte. Vi spiego. Là si parlava di arabeschi del destino che mischiavano le carte intorno a Dylan e Dylan ci passava attraverso e li toccava fino ad arrivare in fondo, con un certo stile. Qui gli avvenimenti partono, si mischiano, si ingigantiscono, impazziscono e Dylan viene coinvolto lì in quel punto. Insomma, è un po' una scelta quasi alla Chiaverotti con Morgan Lost. Alcune volte Morgan Lost forza le trame per portarci là, perché devi arrivare là. Qui Dylan fa un po' la stessa cosa, anche se lo fa secondo me nella maniera più assurda e quasi telefonata, quindi forse lì un po' di vacillo ce l'avete. Diciamo che il continuo dell'albo poi vabbè, è un crescendo di sensazioni, di isterismi, di follie. Infatti, secondo me il termine giusto non è il terrore, ma io avrei chiamato questo albo la psicosi. E questo lo rende bene, un punto a favore, cioè c'è maestria nel rendere la psicosi, nel rendere l'ingigantire, nel rendere questo al lupo un con una continua corsa a un continuo vedere solo ciò che vuoi vedere. Quindi ci sta. Questo condizionamento che ti arriva dalla massa. Cioè, questo ci sta, è un punto a favore di questo albo. Purtroppo il tutto sta insieme, insomma, un po' zoppicante. Se i ritmi magari ci sono anche, se i personaggi, pur nel loro stereotipo, sono funzionali alla storia, quindi sì, perché da, dice, vabbè, già visto 1.000 volte, però ci sta qui dentro. È proprio la storia, non sta in piedi neanche per sbaglio. Ci sono buchi narrativi piuttosto grossi, c'è un finale che sembra,
fatto un po' in fretta, forse sono finite le pagine, forse non lo so, c'è stato un problema, non lo so. C'è un omaggio, penso, a Tarantino con la valigetta, non vi dico altro, lo sapete che c'è una valigetta, ve lo dicevo già nel preview, eccetera, eccetera. Insomma, luci e ombre su questo debutto, che sinceramente mi fa e penso farà guardare, non dico con malocchio, ma con un po' di sospetto, le prossime prove di questa ragazza. Ragazza che vi ripeto, la tecnica ce l'ha, manca secondo me un po' una smussatura e un indirizzo migliore sulla storia in sé. Forse un po' più di accompagnamento da parte del curatore sarebbe stato gradito. Non lo so francamente che cosa è successo. So che la storia, così com'è, poteva essere tranquillamente di 32 pagine, non moriva nessuno. E avrebbe guadagnato tantissimi punti se l'assurdo di questa storia, il grottesco di questa storia, fosse stato interpretato da Grucio e non da Dylan. Grucio politicamente si è già schierato, vi ricordo la cosa misteriosa del frigorifero, che vive dietro il frigorifero, che era schierata politicamente. Ora, online, mi sembra di aver capito, l'ho letto nel gruppo di WhatsApp di amici, che c'è stata un po' di critica. Se ti piace sei di sinistra, se non ti piace sei di destra. Ora, allora, io la politica la lascio fuori, chi mi conosce sa da che parte sto, chi non mi conosce si faccia la sua idea, ma io però la politica la voglio lasciare fuori. Destra, sinistra, sopra, sotto, non mi interessa, non ci deve interessare. Anche perché danno una connotazione politica a questo albo, a parte che è abbastanza semplice già dai cliché che vedete, ma poi è fatto con un tono talmente easy che sinceramente non ha senso, cioè non ha senso nemmeno sbattersi per queste cose. Non c'è la profondità di fondo, ma non è nemmeno cercata questa profondità di fondo per poter dare una connotazione. Non è la macchina umana, che aveva proprio una connotazione politica pesante, che se non coglievi quella perdevi tutto significato. Qui è una storia che scorre. Ecco, mi fa schifo dirlo, ma è proprio una storia da ombrellone, cioè, fine. Vabbè, cosa posso dirvi? Stringendo, Gabriella Contu, rivedibile. Vediamo il futuro che cosa ci dice. Ad oggi è una storia che, se potete comprare solo un fumetto questo mese, non comprate. Se siete fan affezionati di Dylan, dovete averle in collezione, anche solo per la copertina, per Casertano, assolutamente. Per tutti gli altri, your choice, cioè, è una storia che va presa per quello che è una storia simpatica, scorrevole, frenetica, caotica, stereotipata, che porterà a un finale che quanto più buonistico non ci può essere fondamentalmente, insomma è un po' volemose bene. Forse diciamo in questo periodo storico dove finisce tutto male, una cosa così è anche bella da vedere, insomma è un po' anche una speranza. Quindi non è uno stronco della serie buttata nel cesso, anzi, non questo mai, è un apprezzo le intenzioni, ma il risultato forse non è venuto esattamente come si pensava dovesse venire. Questo è quanto, il tuo debutto, mi rivolgo direttamente a te Gabriella, che è anche un bel nome, mi piace, non è bocciato, ma diciamo che ampi margini di miglioramento. Forse occorre un po' più di supervisione sui lavori, soprattutto se stati un debuttante, anche perché buttare allo sbaraglio, perché mi sembra buttato allo sbaraglio, un debuttante in questo caso significa anche un po' marchiarlo nei confronti del pubblico. Se la storia è meravigliosa, il pubblico sarà più ben disposto. Se la prima storia non è buona, soprattutto sulla regolare, non è che stai partendo da un maxi o da una pubblicazione che tendenzialmente vende meno, ma sei sulla regolare, sull'inedito, e ti marchi con una storia media, tendendo un po' al basso, il pubblico il giro dopo se lo ricorda. Quindi anche lì non chi ha buttato nell'arena questa ragazza non l'ha fatto coi dovuti crispi, probabilmente. Quindi niente, il terrore, che io avrei chiamato la psicosi, di Landau numero 370. Storia riuscita a metà. E come di metà si parla per il prossimo mese. Abbiamo il primo crossover di Casabonelli. Crossover uguale storia che parte su testata A e finisce su testata B. Se così non è, crossover non esiste, si chiama team up. Quindi, per forza di cose, la storia partirà su Dylan e finirà su Dampier. Perciò questa becerata di copertina non mi è piaciuta. Vi spiego subito il perché. Se la A la faceva Cavenago e la B la faceva Cavenago,
Reboldi, e si invertivano le due cose, quindi questa fosse stata la B di Dampir, in modo tale che io mi compravo questa di Dylan e questa di Dampir, e io avevo il disegno di Kamen Rider completo e la storia, perché è un crossover, quindi compravo entrambe le testate. Sarei stato anche più invogliato. Certo, vendevi A e B, oppure B e A, non le vendevi tutte e quattro. Ora invece, tra virgolette, questa becerata ti dice comprale tutte e quattro. In più sarebbe stato ancora più bello come crossover, come idea di scambio di personaggi, anche scambiarsi i copertinisti per le due copertine secondarie, quindi la versione B. E questa copertina, secondo me, come Dumper ci poteva stare benissimo. Non so le altre di Ribody, non le ho ancora viste, però immagino che anche lui abbia questa filosofia. Insomma, non mi è piaciuto. È un po' svilente nei confronti del lettore che si trova comunque a doversi comprare quattro fumetti al posto di due per avere le copertine complete. Mentre se avesse fatto A di Riboldi e B, cioè scusa, A Cavenago in questo caso e B Riboldi, si poteva comprare due albi, avere la copertina comunque completa di fianco e la storia col crossover che avrei comprato Dylan ed Ampir. In più sarebbe stato carino vedere il nome Riboldi sulla testata Dylan e il nome Cavenaco sulla testata Dampir, sarebbe stato un valore aggiunto. Così non è, così ci compreremo, io purtroppo sono una testa di cacchio e lo farò, quattro albi per averli tutte e quattro e basta. Quindi secondo me già qui un po' di maretta, un po' di amaro c'è, ecco, proprio un po' di amaro c'è, sarebbe stato più bello un incrocio a X che tac tac. Non so se mi sono spiegato, magari ne parleremo un po' meglio il mese prossimo con questa crossover. Che sì, in effetti, se parte da A e finisce su B, è un crossover. Ricordatevi, se così non fosse, la puntata è falsa perché si chiama Team Up e Team Up la Bonelli ne ha già fatti. Recentissimo, l'ultimo, lo speciale di Dragonero con Zagor. Con questo è quanto, questo mese, non col solito sorriso sul labbro, vi dico grazie a tutti. Ci vediamo a brevissimo con il Maxi di Dylan. Ciao, baci, abbracci e buon divertimento. Ciao!